Buongiorno a tutti, sono MyGamer04 e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Allora, cominciamo subito. Come potete vedere e come avevo già annunciato su Instagram, ho finalmente trovato dei Neo God Leader. Veramente ragazzi, questi giorni ho sculato tantissimo. Ho trovato Cooler nella multisummon delle 50 stone che hanno regalato, e Gotenks che ho già tour con free ability complete, già SA2. Però d'ora in poi, quando troverò modo da dare SA, la darò in pasto a lui, perché se dovessi veramente mettermi a farmarla non finirei mai più. Poi, oltre a questi personaggi, ho trovato Rosé che ho già tour, però il team fa piuttosto schifo. La SA1, il team purtroppo va buildato. L'unico PG che fa danni seri nel team ora come ora è Buan. Il resto dei personaggi non fa poco niente. Poi, sempre nella multi di Cooler, ho trovato Hit, che ora come ora non mi serve seriamente a nulla. Poi, dopo Hit, ho trovato Nova Sharron, quello tech, che magari può essermi carino se dovessi utilizzare qualche Link GT, però non vedo parecchie utilità. Adesso mi è sorto un dubbio, vorrei controllare in caso metto massimale Cooler e Kid Buu, scusatemi, se potrei fare un team extreme int. Allora, Buon ce l'ho. Lui che ha di passiva, stacco 25, vabbè, passiva da debuffer, Tarlas ci starebbe, Meta Cooler si usa, ok, potrei farmelo comunque un team volendo. Buon, Tarlas, Hit, Meta Cooler, Baby, Leader, Kid Buu, ok, il team ce l'ho, tal caso. Ok, ottimo ragazzi. Allora, oggi naturalmente andremo a provare il team con Gotenks. E niente ragazzi, ci vediamo fra pochissimo. Allora ragazzi, purtroppo non sono riuscito a trovare un Gotenks amico, quindi se tutto andrà bene in questo video faremo ben due run. La prima run la faremo appunto con team Full Int contro Gogeta Super Saiyan 4. E se riuscirò a trovare un Gotenks amico, andremo sicuramente a fare Buan nel tentativo di shottarlo nella prima fase. Quindi, allora, cominciamo tentando di prendere tutti i possibili. Vediamo se ce ne sono, evitiamo di prendere danni. Ok, niente chi? No, niente chi. A quanto pare dovremmo cominciare con senza chi. Allora, 2, ok. Ok, cominciamo. Prima fase Goku Super Saiyan 4, se non erro 1.600.000 HP. 4 barre di vita, circa 400.000 HP a barra. Allora, Goku Junior ha più difesa. Controllo se stiamo registrando, vorrei fare fail. Allora, Goku Junior ha più difesa. No, però intanto lo debuffiamo. Ok. Prendiamo un bel po' di danni. Goku Junior ha full ability critico 20. Spero che un critico me lo faccia. Vai. Niente critico. C'ha 20 di critico, me l'avesse mai fatto una volta. Ah, 100k. Passiva attivati. Ok, ottimo. Passiva attivata. Fa danni. Fa tanti danni. Le prime due fasi saranno le uniche fasi problematiche, le ultime due saranno veramente molto semplici, perché comunque sono fastidi. Tec, allora, facciamo linkare Pandur con Gogeta. Ok, facciamo fare la special buono così ci ricopriamo un po' di HP. Ah, niente special, però tanto penso che lo shottiamo in questo turno con Gogeta. Gogeta amico è bello pompato, se non erro addirittura full ability. Allora, vediamo. Fammi un critico. Ah, addirittura. È ancora vivo. Addirittura. Mi spara un addition? No. Vabbè.
Ok, abbiamo piccolo turno, subiremo meno danni possibili. Mi sa che non riesco a lanciare la special con Goku Junior. Allora facciamo così. Ok, adesso mi sa proprio che riusciamo a lanciare la special con lui. Ottimo. Ah, la special. Non so se ci farà fuori. No, siamo ancora in gioco con tipo un ca. Siamo in gioco con 1000 HP. E ho detto tutto. Allora, quando uno si fa i calcoli, cioè sono un 2000 HP, ragazzi, questo che te l'aspettavo. Vabbè, vabbè, l'importante è che siamo ancora vivi. I calcoli me li ero fatti abbastanza bene. Allora, critico. Ok, ok. Prima fase completata. Con un estremo culo, direi, però comunque completata. Allora, mi sembra ovvio che andremo ora ad utilizzare un item. Penso di shottare prima Vegeta, secondo me è quello che potrà dare più problemi. Già che facciamo la special con Thunder, che non ha molto senso. Ok, allora, Vegeta dovrebbe tankare abbastanza. Non c'è male, non c'è male. Allora, un attacco alto, veramente alto. Allora, Gogeta parte con la prima special. Ok, additional, ottimo. E Vegeta è già andato. Ora rimane Goku. Thunder lancia la special su Goku, anche se non ha assolutamente utilizzo. Ok, 26k. Mica male. Allora, Gohan parte con la special. Non farà molto. Gohan praticamente non ha nulla. Cioè, nessun PG ha niente in ability a parte Buan, Piccolo e Goku Junior. Piccolo l'ho portato, se non sbaglio, a ability 3. Ability 2. Credo, ability 2, ability 3. Buan ne ho trovati due, quindi ce l'ho ability 1. E niente, Goku Junior, vabbè, full ability, era farmabile l'ability di Goku Junior, quindi. Ok, prima special. I danni sono abbastanza alti, vediamo quanto tanca Piccolo. Vabbè, Piccolo tanca, vabbè, additional. Piccolo, come l'ho pompato ora come ora, praticamente forse quanto quello LR. Allora. Ok. Ragazzi, comunque le Summon di Gogeta e Omega sono state fantastiche, veramente veramente fantastiche. Comunque vi avverto che il video di domenica ho deciso di aggiungere un altro video della settimana. Ok, intanto l'abbiamo ucciso. Passiamo a Gogeta Super Saiyan 4, dovrebbe avere 2.600.000 HP. Vabbè, scusatemi un attimo, dicevo, domenica ho deciso di aggiungere un video in cui giocherò a un qualsiasi gioco, oppure magari se il gioco che porterò domenica vi interesserà, continuerò tranquillamente con quello. E niente, volevo informarvi di questo. Allora, cominciamo. Allora, Piccolo One. Ok, i danni di Gogeta sono alti. Piccolo non riesce a tankare come dovrebbe. La special è praticamente nulla. Parte la prima special di Piccolo che non farà nulla. Allora, parte il primo debuff. Buon. Quanto leva? 280k. Ottimo. Parte la special di Gohan. Non farà molto, però comunque è utile. Ok, ora Gogeta primo. Siamo di usare meno chi possibili. Ok, lo stiamo debuffando più che bene. Oh, addirittura levativa. Gogeta attacca Gogeta di quarto, il che non ha senso, però per qualche motivo
Gogeta Int dovrebbe fare più danni di un Gogeta Super Saiyan 4. Ho sentito dire che Goku Super Saiyan 3 fa addirittura più danni di un Gogeta, però comunque Gogeta a livello di PG in sé per sé è ottimo, un ottimo leader. È un team un po' particolare quelli che sono usciti adesso, queste classi. Seconda special? Ah no, scusate, è quella del turno prima, un attimo di confusione, dicevo. Questi nuovi tipi di PG mi piacciono parecchio perché renderanno il gioco molto più espansivo rispetto al normale, la classica cosa di tipi eccetera, sarà molto molto più espansivo, il che mi piace veramente tanto. Poi, allora, parte la prima special. Inoltre dicevo prima che in un team tech, ok, intanto non fa più nulla di danni, Gogeta fa meno danni di un Goku Super Saiyan 3 che ha preso un Rainbow Ki. Dovrebbe far meno danni. Intanto i danni di Gogeta adesso sono praticamente zero. Allora, dovremmo shottarlo senza problemi in questo turno, quindi facciamo direttamente così. Con Team Hit, come potete vedere, è molto 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 semplice da fare l'evento. Penso che con Team AGL sia un bel problema. Un Team Super AGL potrebbe avere diversi problemi. Poi non lo so se avete visto, ma sono riuscito a completare Merge Zamato con Super AGL, si fa per dire. Appena sarà possibile ve lo porterò anche una run sul canale. Ok, allora vediamo un po'. Lui primo, non solo, uso un item, mi lancio una special. Allora, facciamo conto che una special mi fa 40k. No, non dovrei sopravvivere. Uso uno Yamma, così sopravvivo sicuro. Allora, se faccio così dovrei riuscire a fare la special con Buan. Purtroppo non riesco a fare la special con Orale, purtroppo. Allora, vediamo piccolo. Ok, piccolo. Ah vabbè, sì, è vero, c'ho Wiz attivo, scusate. Vabbè, evasiva. Parte buon. K. Prima special. Farà sui 60k. No, aspetta, Wiz attivo 30k, 30-20k. Dovrebbe. Ok, 20k. Allora, il prossimo turno dovremmo andare in Dokkan, spero con Gogeta. Allora, ai. Cacchio. Aia. Non va bene. Non va affatto bene. Come potrei fare la special con Gogeta? Mi sa che mi è impossibile. Impossibile. Maledizione. Allora, per i danni non dobbiamo preoccuparci, abbiamo ancora Wiz attivo. Se Gogeta mi lancia l'additional, bene. Se no, vado in Dokkan con Buan. Vado in Dokkan con Buan. Dai, lanciami un additional, sei full ability, bello. Niente da fare. Niente da fare. Special. Proviamo? Bella domanda. Penso di sì. Sì, sopravviviamo anche più che bene. Allora, mi tocca andare in Dokkan con Buan, che mi dispiace. Allora, vediamo di farli comunque accumulare più orb possibile, utilizziamo senso se non moriamo. Allora, prendiamo questa orb. Bene, ok, più chi possibili, in modo da fare più danni possibili. Sperando che piccolo non mi lanci l'additional, perché sennò veramente. Ok, evasiva. Ok, evasiva di nuovo. Allora, si va in un Dokkan. Non sbagliamo nessuna. Penso, ragazzi, che per il tempo che ci stiamo impiegando purtroppo non riusciremo a fare la run con Team Gotenks.
In tal caso sarà per la prossima settimana. Penso che entro la prossima settimana avrò Cooler a tour. Quasi sicuramente. Quindi se sarà possibile farò addirittura una run con Cooler. Ok, pochi K, mamma mia, veramente poco. Però comunque ben debuffato con Jetta, fa già pochi danni. Allora, Qui-Gon. Ottimo. Ci rifuoriamo. Allora, facciamo così. Così. Non riesco a lasciare nuovamente la special con Arale. Non mi veniva il nome. Allora, prima special con Pan. Tocca Gogeta. Vediamo un po'. 750k. La run è parecchio lunga, però è facile. È facile. Veramente facile. Basta aspettare. Basta avere quella pazienza per arrivare verso le ultime fasi e i PG cominciano. Praticamente l'evento è una via in discesa. Diventa sempre più facile man mano che lo fai. Perché se no per il resto è abbastanza semplice. Allora, non riusciamo a lanciare la special con Buon. Quindi facciamo tankare piccolo. Penso di riuscire a fare la special con Goku Junior. Ok, special con Goku Junior. Ottimo. Se Buono mi lancia un additional, mi farebbe un favore. Sì, eccola, grazie. Ed è anche l'additional potente. Perfetto. Potente, 200k. Ok, si comincia a tankare sul serio. Il PG Gogeta non fa più danni. Sarei curioso di vedere quanto farebbe una special sul piccolo, ora come ora, una special, niente. Sarei veramente stato curioso di vedere una special quanti danni avrebbe potuto fare con tutto questo debuff. Allora, parte Goku Junior. Critico? Fai un critico? Niente critico. Allora, Goku Junior stanca. Aia. Se butto giusto Ki, dovrei fare la special con Gogeta. Però devo rinunciare al tank, a meno che comunque c'ha un grande buff. Penso che Thunder tanchi abbastanza. Penso. Vediamo. Ha voglia. Scusatemi, mi si era un attimo tornato la registrazione. Allora, 40k. Ok, continuiamo a tankare come si deve. Parte Gogeta. Si è attivata la passiva di Pandel, quindi i danni fino alle stelle proprio, vediamo. 800k, devi lanciare additional, niente. Niente da fare. Allora, lui Gohan 300k? Con la passiva di Pandel arriva a 300k? Wow. Questo non me l'aspettavo proprio. Allora, mettiamo piccolo attaccare all'inizio. Facciamo la special con Buon. Tac. Ok. Se Buono mi fa un additional, mi fa la grazia di farmi un additional, abbiamo vinto questo turno. Fammi la grazia. I danni non sono alti, però comunque fammi la grazia di farmi un additional. Ah. Beh, se me lo dici così, vabbè, dai. E addirittura anche la special ci becchiamo, vabbè. Penso che Arale abbia il quantitativo di danni con la special da riuscire a shottarlo. Il che comunque è tristissimo vedere un Gogeta Super Saiyan 4 battuto da Arale. Davvero? Ok, Gogeta Super Saiyan 4 sconfitto con Arale. Vittoria epica. E niente ragazzi, fatemi sapere se voi siete riusciti a completare l'evento, fatemi sapere che cosa avete trovato nel batch di Gogeta e Omega, e fatemi sapere se l'idea di domenica vi possa interessare,
Vi ricordo di lasciare un like se non ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale. Da Mangamer04 è tutto e ad un prossimo video. Ciao!